remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You'll forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her head came down among the fields of gold. Bentornati ad una nuova puntata di Guida agli Acquisti, puntata che oggi riguarderà le lavastoviglie. Elettrodomestico diventato per molte famiglie quasi indispensabile, ormai le cucine, non solo quelle fatte su misura, prevedono sempre più spesso uno spazio adibito alla lavastoviglie, piccola, grande, ce n'è per tutti i gusti. Dunque, parlando di elettrodomestici, il pensiero va subito al consumo, tant'è che la riduzione dei consumi, per esempio durante l'asciugatura, è diventato uno dei principali obiettivi delle case produttrici. Ma non è l'unica caratteristica di cui tener conto, ovviamente, per esempio è importante anche la capienza. Sono due le principali tipologie di lavastoviglie presenti sul mercato: i modelli che misurano 80x60x60 cm e quelli più stretti 80x45x60, utili per chi ha poco spazio in cucina o per famiglie poco numerose. I primi, più capienti, possono ospitare mediamente 12 o 13 coperti, ma possono arrivare fino a 15. I produttori in questi casi hanno ridotto gli spazi fra piatto e piatto oppure hanno ricavato spazio all'interno dello sportello. Nei modelli stretti 45 cm invece il numero dei coperti è di circa 8-10, più che sufficienti per single e coppie senza figli. Molti venditori magnificano le numerose funzioni presenti sulle lavastoviglie, ma in realtà sono poche quelle davvero utili. Vediamole. Spie luminose. In alcuni casi sono all'interno dell'apparecchio, più utili se esterne. Possono aiutare a ricordarci le operazioni di manutenzione o semplicemente mostrare il tempo residuo del ciclo di lavaggio. Quella più utile segnala quando è il momento di aggiungere sale. Partenza differita. Quasi tutte oggi presentano la possibilità di programmare il momento in cui far partire il lavaggio. Regolazione del cestello. Caratteristica utile è la possibilità di regolare il cestello superiore in modo da adattare lo spazio interno della lavastoviglie alle proprie esigenze. Blocco di sicurezza dell'acqua. In caso di malfunzionamento evita i pericoli di allagamento della cucina. Inoltre le lavastoviglie offrono diversi programmi per il lavaggio, ma alla fine il più usato è il principale, chiamato spesso quotidiano, che lava a una temperatura fra i 60 gradi e i 70. Se volete ridurre i consumi e quindi i costi sulla bolletta, è presente solitamente il programma Eco, che lava a circa 50 gradi. Le prestazioni sono paragonabili, ma la durata del ciclo aumenta. Come sempre, col tempo nell'utilizzo degli elettrodomestici si formano delle leggende metropolitane. Cerchiamo di fare chiarezza sfatandone almeno 5. Il lavaggio a mano è più efficace di quello in lavastoviglie. Falso. La lavastoviglie garantisce un'ottima azione disinfettante grazie alle alte temperature raggiunte nelle fasi di lavaggio, 50-65 gradi, e risciacquo a 70 gradi, più di quanto avviene solitamente lavando i piatti nel lavandino. In tutti i casi, anche a parità di temperatura, la quantità di acqua impiegata nel lavaggio a mano è nettamente superiore. La lavastoviglie utilizza tra i 10 e i 16 litri d'acqua al lavaggio. Anche se il lavaggio a mano avviene velocemente, questo può significare che i piatti non vengano lavati a fondo. Nel lavaggio a mano, infatti, il fattore più importante risulta lo strofinio. Nella lavastoviglie, invece, i differenti fattori, tempo, azione, meccanica, temperatura e chimica del detergente, sono più equilibrati. È necessario sciacquare i piatti prima di inserirli. Falso. I detersivi hanno bisogno di sporco da pulire e se i piatti si presentano già detersi, gli enzimi del sapone agiscono meno rispetto alle loro potenzialità, senza contare che l'operazione comporta uno spreco d'acqua inutile. Per eliminare i residui di cibo è meglio usare una spugnetta umida o i tovaglioli di carta usati durante il pasto, che comunque verrebbero buttati. Posso mettere in lavastoviglie qualsiasi tipologia di stoviglie. Falso anche in questo caso. Ci sono alcune tipologie di stoviglie che alle alte temperature di lavaggio della lavastoviglie potrebbero danneggiarsi.
Per non correre rischi, è bene lavare a mano i recipienti di plastica non adatti alle alte temperature, stoviglie dipinte a mano, piatti con decorazioni metalliche, vetro soffiato, contenitori di legno, ghisa o latta. Tanto sapone significa avere piatti più puliti. Falso. Ricordate che è sempre bene far partire la lavastoviglie a pieno carico, inserendo la giusta quantità di detersivo senza eccedere. La giusta dose di detersivo per la giusta quantità di stoviglie aiuta a sfruttare al pieno le potenzialità di questo elettrodomestico. L'aceto può sostituire il brillantante. Falso. L'aceto è un acido e su lungo periodo non si possono escludere danni alla lavastoviglie e alle stoviglie stesse. La sua azione inoltre non è equiparabile a quella del brillantante perché non lascia la patina sulle stoviglie che fa scivolare via l'acqua. Ricordate che molto spesso nelle Tabs, cioè le pastiglie di detersivo, è già incluso il brillantante, quindi se utilizzate un prodotto che contiene già il brillantante è opportuno disattivare quello della macchina. Soffermiamoci un attimino in più sul detersivo da usare, come sceglierlo. I detersivi per lavastoviglie più diffusi si presentano sotto forma di Tabs, le tavolette, capsule liquide e gel. Sempre più appetibili inoltre sono i prodotti tutti in uno, che contengono in un'unica soluzione detersivo, brillantante e sale. Tutto è all'insegna del risparmio di tempo e denaro. Non sempre questi prodotti però sono all'altezza del prezzo che hanno. A volte un prodotto discount può lavare meglio di detersivi di marche famose che costano quasi il doppio. Occhio all'ambiente! In qualsiasi formato si presentino, i detersivi per lavastoviglie non possono essere certo considerati verdi. Da un lato c'è l'imballaggio in cui spesso c'è uno spreco di materiale e spazio. Gli imballaggi più leggeri sono le buste morbide delle caps. Peccato però che il film idrosolubile che le avvolge si dissolva solo parzialmente, finendo nelle acque di scarico. Anche gli ingredienti dei detersivi non sono sostanze innocue. I profumi come il limonene e l'exil cinnamal, che potrebbero essere evitati perché in realtà non servono, sono molto tossici per il mondo acquatico. Allo stesso modo, ingredienti molto inquinanti come i policarbossilati e i fosfati, usati per neutralizzare il calcare dell'acqua di lavaggio, potrebbero essere sostituiti con elementi meno nocivi come i citrati, che assolverebbero altrettanto bene al loro compito, ma rispettando l'ambiente. Ci fermiamo un attimo per la pausa musicale. A dopo. Passerà, questa notte passerà, e forse torneremo ad amarci. Impazzirai, lo so che impazzirai, perché non ci basta il tempo, perché nulla basta mai. Anche se in fondo il nostro amore usiamo stupide parole, perché è stupido chi pensa che non serva anche il dolore. E siamo vicini ma lontani, e troppi tentativi vani. E forse arriverà. Della pioggia e rancore e mal di testa su una base un po' distorta. Ti dirò, siamo uguali come vedi, perché senza piedistalli non riusciamo a stare in piedi. Ed è già tardi, vuoi far piano, il cuore e il tuo bagaglio alla mano, perché hai tutti i pregi che odio e quei difetti che io amo. Scheggi di una voce rotta, mi hanno ferito un'altra volta, ma forse arriverà. Forse cercherai.
Vediamo come fare un lavaggio ecologico. Pochi lo sanno, ma la lavastoviglie, come dicevo prima, consuma meno acqua ed energie rispetto al lavaggio a mano dei piatti. Bisogna però seguire degli accorgimenti che vi accorgerete essere pochi e molto semplici. Fate funzionare la lavastoviglie sempre quando è a pieno carico, ottimizzando così l'uso di acqua ed elettricità. Selezionate il programma economico, scegliendo programmi a bassa temperatura o rapidi. Quando le stoviglie sono poco sporche, potete risparmiare fino a 1500 litri di acqua all'anno e quindi una bella quantità di energia elettrica. In generale è meglio usare i programmi a bassa temperatura. Se impostate un programma a 50 gradi, risparmiate una quantità di energia elettrica pari a 80 cicli di lavaggio. Pulite il filtro e prima di mettere piatti e pentole in lavastoviglie date una sciacquata ed eliminate i residui con uno spazzolino. Se le stoviglie sono molto sporche, togliete i residui a mano prima di metterli in lavastoviglie. Un appunto per la pulizia della lavastoviglie stessa. È davvero necessario comprare un sale specifico per lavastoviglie per combattere il calcare? Un'associazione per consumatori lo ha messo a confronto con quello per uso alimentare e il risultato è stato che un normale sale grosso da cucina è all'altezza dei prodotti protagonisti della pubblicità. La pubblicità, come al solito, vuole spesso farci credere di avere bisogno di prodotti specifici per mantenere in salute i nostri elettrodomestici, ma non sempre è così. È il caso del sale specifico per lavastoviglie. Il sale rigenerante per lavastoviglie serve a ripulire l'addolcitore, cioè il dispositivo che assorbe il calcare presente nell'acqua di lavaggio, calcare che altrimenti finirebbe su piatti e bicchieri. Ma per questo processo, come hanno dimostrato alcuni test di laboratorio, non è indispensabile un sale apposito. Un banale sale grosso da cucina per uso alimentare compete assolutamente con quelli protagonisti della pubblicità e per di più permette di risparmiare. I prodotti specifici infatti costano fino a 22 volte di più. Primo passo in ogni caso per avere buoni risultati con le vostre stoviglie è scegliere un buon macchinario, conveniente e al tempo stesso efficace. Un'ultima considerazione prima di finire. Avrete sicuramente pensato almeno una volta che gli elettrodomestici non durano più come una volta. L'aspirapolvere vi si è rotto proprio appena dopo la fine della garanzia o la batteria del cellulare vi ha abbandonato proprio quando sul mercato sta per uscire il nuovo modello. Sembrano casualità, ma potrebbe esserci anche lo zampino dei produttori. Spesso si ha la sensazione che gli elettrodomestici e gli apparecchi elettronici durino sempre meno e si rompano sempre prima. Scegliere il prodotto giusto, quello con la migliore qualità, potrebbe servire, diciamo, ad allungare questi tempi. Tuttavia, a molti sarà capitato che il ferro da stiro abbia smesso di funzionare proprio qualche settimana della fine del periodo di garanzia e di sentirsi dire dal tecnico che forse sarebbe stato più economico cambiarlo invece di ripararlo. Una situazione che con ogni probabilità non è solo sfortuna. Esiste un trucco, una strategia di produzione che prende il nome di obsolescenza programmata e consiste nel costruire prodotti sempre meno resistenti in modo da spingere il consumatore a cambiarli con più frequenza. Certo, non fa il gioco delle aziende un prodotto indistruttibile, ma è innegabile la percezione che da qualche tempo a questa parte la vita di elettrodomestici e dispositivi elettronici si è ridotta drasticamente. Alcuni studiosi e docenti dell'Università tedesca di Halen hanno condotto uno studio commissionato dal gruppo parlamentare degli ecologisti che prende in esame la vita di una ventina di elettrodomestici e di beni di largo consumo. E i risultati non sono per niente incoraggianti per i consumatori. Un esempio? Dal 98 la vita media di molti elettrodomestici è praticamente dimezzata, passando da 12 a 6 anni e solo 3 anni per i prodotti più economici. I moderni televisori ultrapiatti, poi, contengono componenti elettriche ed elettroniche spesso non in grado di sopravvivere oltre il periodo di garanzia di 2 anni, così come le ruote dentate di spazzolini elettrici, mixer e frullatori, davvero troppo fragili. Cosa fare in questi casi? Innanzitutto varrebbe la pena far valere la garanzia, quando ovviamente abbiamo la fortuna che il prodotto si rompa nei 2 anni concessi dalla legge. Una cosa che è più facile a dirsi che a farsi, sono ancora tantissimi negozianti, ben l'80%, che si rifiutano di ritirare il prodotto difettoso e di sostituirlo o che scaricano la responsabilità sul produttore, spesso giocando su consumatori confusi o poco informati. Ma se il prodotto fa le bizze fuori periodo di garanzia, meglio non dare per scontato di doverlo per forza cambiare. In alcuni casi
Sostituire una batteria a un telefonino o affidarsi a un tecnico onesto e di fiducia per riparare la lavastoviglie potrebbe far risparmiare tanti soldi. Allo stesso modo, buttar via un dispositivo perfettamente funzionante solo perché esce sul mercato la sua nuova versione è quasi sempre uno spreco, soprattutto di soldi, ma è anche un danno per l'ambiente. In particolar modo è bene ricordare che elettrodomestici e altri dispositivi elettrici ed elettronici non sono normali rifiuti e non possono essere buttati semplicemente nel cestino. Ecco perché è importante sfruttare la possibilità che la legge offre ai consumatori di riportare gli apparecchi rotti al negozio quando se ne acquista uno nuovo dello stesso tipo. E con questo ho concluso anche oggi. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto dei programmi di Radio Speranza. Mi raccomando, seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook. A presto! Those summer days on the fields of barley, see the children run as the sun goes down among the fields of grain. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky. We walked in fields of gold. Yeah, we walked in fields of gold. Yeah, we walked in fields of gold.